cui non tempo la parte cittadino era tutto 25 km. Iniziava nella parte nord di Pescara in direzione sud, per poi girare l'interno verso le campagne circostanti, attraversando i comuni di Spoltore e Capri. Le automobili prendevano la direzione del mare e ad altissima velocità percorrevano un lungo rettilineo chiamato chilometro lanciato, fino ad arrivare al Monte Sinai. Poi il tracciato piegava verso sud per imboccare un secondo rettilineo dove veniva completato il giro. Il tracciato presentava grandi difficoltà sia per le ridotte condizioni di sicurezza sia perché sul percorso si accalcavano grandi folle di spettatori. La corsa si svolgeva sotto un ardente sole d'agosto, con le macchine che, sprecciando velocissime, alzavano dense nuvole di polvere e i piloti, durante i sorpassi, erano spesso colpiti da scariche di sassi sparati dagli pneumatici delle arene. Parteciparono alla gara i più grandi campioni e le migliori case automobilistiche. Questo circuito è ancora oggi il tracciato più lungo dove si sia mai disputata una gara di Formula 1. Per rievocare la storia del circuito di Pescara significa rivedere tutte le fasi dell'automobilismo sportivo mondiale. Partecipare e magari vincere significava per un pilota essere consacrato a livello mondiale ai vertici della specialità. Cominciò nel 1924. L'Alfa Romeo aveva appena creato la famosa V2 che fu affidata a Giuseppe Campani, allora numero uno dei piloti in attività. Vinse a sorpresa il giovane Enzo Ferrari sul Alfa Romeo RL Pagaflora, che seppe ben approfittare di alcune defaianze dei suoi compagni di squadra. Nella seconda edizione del 1925, i favoriti Brittiferi su Talbot e Materassi su Itala furono costretti al ritiro e l'Alfa Romeo della francese Ginaldi giunse prima al traguardo. La Coppa Cento, intanto, stava diventando una delle corse automobilistiche più importanti d'Europa. Nel 1926 giunse un altro abruzzese, Luigi Spinozzi, che per la prima volta condusse alla vittoria una macchina straniera, la francese Bugatti. Tazio Nuvolari e Achille Basi diedero vita a indimenticabili duelli, accompagnati però da un codice di comportamento fatto di rispetto e sportività. Nella storia dell'automobilismo sportivo, l'immagine dei due che si guardano affiancati affrontando la curva S di Cappelle ricorda un'altra famosa impresa di Fausto Coppi, che in una tappa di un Giro d'Italia passa la borraccia dell'acqua all'amico e avversario Gino Bartali. Tazio Nuvolari entrò subito nella leggenda dell'automobilismo. Egli fu, tra l'altro, l'inventore della sbandata controllata. Affrontava le curve con un secco colpo di sterzo, facendo slittare le ruote posteriori verso l'esterno. Poi, contro sterzava, schiacciando a fondo l'acceleratore. Così usciva di curva con la macchina già rivolta verso il rettilineo, in piena accelerazione e a velocità maggiore di chiunque altro. Nel 1927, per volontà del grande poeta e scrittore pescarese Gabriele D'Annunzio, i due comuni di Pescara e Castellammare Adriatico si fusero per formare un'unica città e la nuova provincia di Pescara. Dopo la sospensione del 29 per la costruzione della ferrovia Pescara-Penne, il tracciato fu completamente asfaltato. Una serie di incidenti avvenuti sull'autodromo di Monza illustrano gli organizzatori della Coppa Acerbo a prevedere nel 1934
l'interruzione del rettilineo d'arrivo con una variante stradale. Infatti, nello stesso anno, i piloti Caracciola ed Ende avevano percorso il chilometro lanciato alla griglia per tempi straordinari di 290 km orari. Per contrastare il dominio italiano, la Germania elargì consistenti aiuti economici alla Mercedes e all'Auto Union, perché la vittoria delle tedesche sarebbe stata un potente contributo alla propaganda politica di Adolf Hitler. In due gare precedenti all'edizione 1934 della Coppa Acerbo, aveva vinto al Gran Premio dell'Arus il giovanissimo pilota argelino Guimond su Alfa Romeo, e al Gran Premio di Germania si era imposto Hans Stucker su Auto Union. Vi era necessità di una gara che decretasse il predominio dell'una o dell'altra compagine. Questa gara poteva essere solo la Coppa Acerbo. La decima edizione della Coppa Acerbo del 1934 fu davvero appassionante. Per quasi tutta la gara si alternarono in prima posizione Fagioli, Barzi e Mori. Rimanevano soltanto tre giri quando sul rettilineo del chilometro lanciato la macchina di Guimond, a più di 260 km all'ora, si imbarcò, schiantandosi contro una casa. Il pilota perse la vita subito. La corsa si concluse con la vittoria di Fagioli su Mercedes. Nuvolari si aggiudicò il secondo posto con la Maserati. Le Mercedes meritarono la vittoria perché più veloci ed affidabili. Nel 1934 e nel 1935, come introduzione alla Coppa Acerbo, Pescara organizzò la Targa Abruzzo sulla distanza della 24 ore per vetture sport e turismo. Fu la prima 24 ore in Italia e la seconda in Europa dopo Le Mans. La vittoria assoluta in entrambi gli anni andò all'Alfa Romeo, che chiamò il modello vincitore Timo Pescara. Nel 1935 parteciparono alla Coppa Acerbo solo Auto Union e Alfa Romeo. Conquistò il primo posto a Achille Barzi su Auto Union. Nelle edizioni del 36 e del 37 vinsero ancora le Auto Union. Nel 38 fu la volta della Mercedes, guidata da Rudolf Caracciola. Durò 5 anni consecutivi. Solo alla vigilia della seconda guerra mondiale l'Alfa Romeo ristabilì una certa parità rispetto alle vetture tedesche con le famose Alfetta da 1,5 litri sovralimentate. L'ultimo appuntamento della Coppa Acerbo fu quello del 13 agosto 1939 con l'esclusiva partecipazione dei piloti nazionali. Poi la seconda guerra mondiale infiammò l'Europa. Sul circuito di Pescara si riprese a correre a Ferragosto del 47. Le vetture partecipanti formavano un parco macchine piuttosto intimo. Vinse Vincenzo Miglio su Fiat Stanguini. Il 1948 segnò il ritorno del primato italiano nella costruzione di auto da corsa con Alberto Ascari, futuro campione del mondo, che vinse la sua prima corsa completa con la nuova Maserati. Anche l'edizione del 49 si svolse in tono minore. Vinse l'Alfa Romeo Freccia d'Oro del torinese Franco Rocco. Con il Gran Premio Pescara del 1950 tornò
tornarono nel monoposto Grand Prix, che iniziarono ad essere chiamate Formula 1. Vinse su Alfa Romeo 158 l'argentino e oriundo abruzzese Juan Manuel Fangio, che percorse il chilometro lanciato a 310 km all'ora, velocità assoluta più alta mai rilevata. Ancora Formula 1 per la 20ª edizione del 51, vinse un altro argentino, Froilán González, su Ferrari. Invece nel 54 vinse il Pici Musso su Maserati, ma la gara risultò poco avvincente per l'assenza della Ferrari. Difficoltà economiche impedirono l'edizione del 1955, per cui si riprese nel 56, dove si ebbe un finale di gara al cardiopalma. La gara si decise nelle ultime centinaia di metri dall'arrivo tra una Maserati e una Cortina, che vinse in soffio. Nel 1957 la Svezia iniziò la sua prova di campionato mondiale conduttori e per la prima volta il circuito di Pescara ospitò un gran premio di Formula 1 mondiale FIA. Vinse Stirling Moss alla media record in battuta di 153 km all'ora. Questa edizione è passata alla storia grazie alla figura di Manuel Fangio e si aggiudicò il quinto titolo mondiale. Per difficoltà economiche il circuito di Pescara restò in attivo nei due anni seguenti. Si tornò a gareggiare a Ferragosto del 1960 con le monoposto della Formula Junior Internazionale. Davis Liburno, su Cooper, si aggiudicò la gara. L'industria automobilistica inglese iniziava a ripetere le stagioni straordinarie vissute dai marchi tedeschi negli anni 30. La 27ª e ultima edizione di questa prestigiosa gara automobilistica si svolse il 18 agosto 1961. Corsero vetture sport prototipo e gran turismo internazionale. Vinse la coppia Lorenzo Bandini e Giorgio Scarlatti su Ferrari. Si spensero quell'anno le luci di quella che era stata la ribalta internazionale tra le più prestigiose nella storia dell'automobilismo sportivo mondiale. Si concludeva così la grande epopea della scoperta della velocità, esaltata dal futurismo, il movimento artistico che ebbe come cifra stilistica il culto della velocità, intesa come parametro estetico della modernità, che si traduceva nei quadri futuristi in linee di forza rette e scie prodotte da oggetti in movimento. Proprio come accadeva di vedere agli oltre 200.000 spettatori che ogni anno a Ferragosto si accalcavano ai bordi delle strade che componevano il circuito della Coppa Acerra per ammirare i bolidi rossi, argenti, verdi che si rincorrevano a velocità straordinarie, riversando quel giorno i sogni, le speranze, le passioni nelle lucide e tragiche realtà delle macchine da corsa. Thank you.
all'anno. Grazie. Queste sorprese tra dei bambini che te le fanno. Buonasera a tutti, noi siamo il coro Francesco Polo Costa di Francavilla. Partiamo subito con il nostro programma. La prima canzone che dobbiamo ascoltare è Saltarella paesana del maestro Boccioni su versi di Piccione. Alla fisarmonica ci ha portato il maestro Liliana Pavone. Buon ascolto. Thank you.
Il prossimo brano che faremo ascoltare è la canzone Uomo alla nave. Abbiamo un solista, Nello, e una solista, Rina. Buon ascolto. Vince la sicurezza, vince la panchina.
però l'amore non è che boh. Yeah.
anche qui abbiamo il nostro solista, Nello, con una piccola sorpresa per voi. Buon ascolto. Thank you.
Thank you.
Iacrina, siamo quasi giunti al termine, il penultimo brano che faremo ascoltare, Viva l'amore! Ringrazio Antonio Blasioli, dove sei?
lui non vuole essere chiamato, però deve venire, perché adesso il Vola Vola lo dirigiamo noi, perché tutto il pubblico lo deve cantare insieme a noi, come l'inno di Pescara. Antonia, non puoi, nonna. Anche Gabriella. Un applauso ad Antonio Brazzoni. Purtroppo una volta. Sai le parole di Vola Vola? No, ci sono le parole. Ah, c'è anche il testo. Non scappi. Non puoi scappare, perché ci vediamo vicino ai turisti a cantare. A posto. Cantate tutti. Ci vediamo martedì. Tutti si fanno